Allora, prima di tutto dovete immaginarla bella. Eh sì, ma molto bella, non, bella non basta. Una bellezza intelligente, una bellezza che viene dal pensiero, ma anche dagli occhi azzurri e dai capelli alla Greta Garbo. Perché siamo nel 1933 e lei ha 23 anni. Lei chi? Lei si chiama Palma Bucarelli. E quel giorno viene convocata da Benito Mussolini che vuole parlare con tutti gli ispettori dei musei. Lei non si presenta. Io non sono in linea con questo. Questo personaggio verrà mandata a Napoli, frequenterà la casa di Benedetto Croce, poi tornerà a Roma e lavorerà, dirigerà per tutta la vita la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, il luogo più importante per l'arte italiana. Fu lei a portare in salvo i quadri durante i bombardamenti della guerra, nascondendoli prima a Caprarola e poi a Castel Sant'Angelo. Fu lei la prima a comprare burri per 2 milioni di lire e all'epoca qualcuno fu proprio d'accordo. E il presidente del Comitato per la difesa degli utenti dei servizi pubblici scrisse questo: ho visto un pezzo di tela sporca di imballaggio con un buco, inchiodata su un asse dipinto di nero, vicino in una cornice, qualche cosa di simile, solo che nel caso specifico si trattava di tela di imballaggio annerita con un rammendo e una piega. L'autore, se autore si può chiamare, l'organizzatore di tale immonda mistificazione è un tale Burri. La Quadriennale spende il nostro denaro, il denaro del contribuente. Non si ha il diritto di sperperarlo in maniera così indecente. La Quadriennale deve essere una cosa seria, non uno scherzo ripugnante. Un'opera che se oggi la vai a vendere costerà 10, 12, 15 milioni di euro, ma non è il soldo, è il valore che ha Burri. Fu lei a sostenere Burri, fu lei a sostenere Manzoni. Fu lei a portare il nuovo sostanzialmente in un'Italia ancora ancorata a vecchi linguaggi. Fu lei a difendere i pittori giovani dell'epoca che si chiamavano Piero Dorazio prima, Turcato e poi dopo Mario Schifano, la scuola di Piazza del Popolo. Fu lei a scontrarsi contro la vecchia guardia, contro De Chirico, contro Guttuso, una donna potente con il carattere che ha dedicato tutta la sua vita all'arte. Per la galleria sono capace di fare qualsiasi cosa. Pensate che siamo in un'epoca in cui la donna non aveva, vuol dire, non godeva della stima di cui gode oggi quando ricopriva certi ruoli. Vi faccio un esempio, poi vi spiego, naturalmente vi parlo di questo perché c'è un libro da consigliarvi. Lei dice: un giorno andai all'inaugurazione di una mostra. Il tempo passava e non ci si decideva a iniziare la manifestazione. Cosa si aspetta? Protestai. Stiamo aspettando il soprintendente. Ma sono io soprintendente, ha detto lei. Questo per dire che all'epoca nessuno pensava che una donna potesse fare quello che faceva lei. Comunque, il libro che vi consiglio è bellissimo, si intitola Regina di quadri e non c'era titolo migliore. Lo ha scritto Rachele Ferrari, una studiosa. Il sottotitolo è Vita e passioni di Palma Bucarelli. Se siete appassionati d'arte, se volete conoscere un personaggio unico, per usare una terminologia appropriata, un capolavoro, ecco, leggetelo. In primo piano c'è lei, la regina dell'arte, la regina di quadri, e intorno il suo impero. Quindi il suo eremo, la sua Galleria Nazionale d'Arte Moderna, i suoi, non dico sudditi, ma tutti quelli che cercavano un contatto con lei, di cui si innamoravano di lei, da Argan in poi hanno perso la testa, molte persone, molti studiosi, molti appassionati. E quindi una donna che meriterebbe veramente un film da portare nelle sale cinematografiche, un film che nessuno guarderebbe perché poi dell'arte interessa niente a nessuno, insomma intendo dire l'arte non fa questi grandi numeri, però sarebbe bello che qualcuno, come ha fatto questa studiosa, Rachele Ferrari, facesse altrettanto, magari portando la vita di questa donna straordinaria al cinema. Sarebbe un modo anche diverso per avvicinare molte persone all'arte, perché l'arte non è fatta solamente di studiosi noiosi, ma anche di donne di grande bellezza, di grande fascino come lei, Palma Bucarelli. Buona lettura.